Siete d'accordo? Ok. Allora, vado subito a condividere in modo che vediamo piano piano, passo passo, come è stata la nostra giornata. Recording in progress. Prima di tutto, però, vorrei aprire un discorso su quello che è stato il nostro sabato sera. Per chi è venuto, abbiamo fatto una serata veramente eccezionale. Tant'è che Ilian, Mehdi, tutte le persone che le nostre clienti erano con noi, lo stesso Erico, beh, hanno detto che non può più mancare una serata pre-evento. Dunque, sappiate, per chi vuole divertirsi, per chi ama non solo gli eventi, ma soprattutto il divertimento, che ci saranno spessissimo, se non sempre, cercheremo di organizzarli sempre anche l'incontro pre-evento, perché serve, è utile soprattutto per scioglierci, per conoscerci meglio, per creare, diciamo, quel rapporto che poi fondamentalmente nasce da ogni attività, anche perché non siamo solo un'attività di network, siamo effettivamente una community di viaggiatori e dunque lifestyle, divertimento devono essere veramente all'ordine del giorno e non ce lo vogliamo far mancare. Vado a condividere subito invece quello che è stato la nostra domenica, in modo che avremo anche le vostre impressioni. Poi, vedete il mio schermo? Sì, ok, chiederò anche l'aiuto a casa perché voglio ripercorrere questa giornata con voi, soprattutto condividendo anche quello che ci ha portato. E dunque, prima di tutto, e aspetto che ritorni perché ho visto che è scappata, volevo fare un grande ringraziamento alla nostra Tünde perché non solo è stato un EMC veramente fantastico che ha gestito tutta la giornata, ma per tutta la squadra ungherese ha anche fatto la traduzione. E dunque non so se ci rendiamo conto, io me ne rendo conto perché per fortuna non sono, cioè ho sempre degli aiuti per quanto riguarda l'italiano o il francese. Tunde ancora pochissimo, dunque io voglio veramente fare un grande ringraziamento perché ieri e poi chiederò a lei anche di assistermi in questa ripercorrenza insomma, della giornata di ieri, perché chi meglio di lei che l'ha vissuta in tutte le lingue e dal palco può dire anche le sue impressioni. Allora, prima intervento l'ho fatto io e poi vorrò sapere anche da casa come vi è apparso questa nuova modalità e anche su questo so, devo ringraziare la nostra troupe, il nostro service e Tunde che ce l'ha chiaramente messo a disposizione. Io allora brevemente, chiaramente non voglio ripercorrere tutta la formazione, voglio però avere un occhio particolare su quello che è stata la scelta anche della formazione di ieri, perché ho voluto ripercorrere un po' tutto quello che è stato MVR Live dalle origini, dunque prima di noi, prima del Freedom Nation, di tutti i cambiamenti e li ho ripercorsi assieme, della visione non solo dell'azienda, ma la nostra, che siamo entrate chiaramente a far parte di questo progetto, della ripresa dei viaggi e dei cambiamenti, perché per me la cosa più importante, e vi dirò quello che era la tematica che per me è venuta fuori, per ognuno chiaramente l'ha vista diversamente, perché ogni evento e ogni formazione viene interpretata in tanti modi, perché noi diciamo sempre è utile vederla, ma è utile soprattutto non raccontarla, ma farla vedere dalle altre persone. Perché? Perché ognuno la percorrerà e la vedrà a modo suo, in base a quello che è in quel momento se stesso, dunque il suo, la sua, diciamo, il suo apprendimento, il momento, cioè proprio lo step dov'è anche il momento di vita, perché spesso magari Chiara di un mese fa o Chiara di 3 mesi, tra 3 mesi, lo vedrà la stessa formazione in un modo diverso e coglierà delle parole in un modo diverso. Magari potrà, oggi ho ripercorso anche con Tunde, magari certe informazioni ci sono arrivate in maniera diversa. Perché? Perché per me è stato importante magari un argomento o una frase, una parola, per qualcun altro un'altra. Per questo sono sempre molto soggettive, ma sicuramente viste e riviste ci lasciano tantissime cose diverse. Per questo cercheremo di avere anche la registrazione di questo evento, in modo che per chi purtroppo non ha potuto assistere o ha dovuto assistere solo a una certa parte perché magari ieri era in attività lavorativa o altro, avremo modo insomma di rivederla.
Quello che voglio soprattutto ripercorrere è la visione da oggi al 2025, non al mese di gennaio che è passato, non a questo mese o al 2022 di cui abbiamo parlato durante il lunch, ma di quello che saranno i prossimi 3 anni per noi e soprattutto ora che i viaggi piano piano, come vediamo, stanno riprendendo. Ma come ho detto ieri, non sono io che lo dico, lo vediamo ovunque in siti attendibili, sul turismo, un po' ovunque nel mondo, Croazia, Spagna, Grecia, ma se andate a cercare veramente ovunque stanno riaprendo le porte, stanno addirittura da domani anche l'Italia agevolerà chi viene dall'estero, dunque per entrare in Italia, e questo per me e per noi, soprattutto in questo settore, è veramente qualcosa di fantastico. Come vedete qui, TTG Italia, tutto quelli che sono i siti che ci danno veramente non solo la speranza, ma la convinzione che quello che noi speravamo ormai da 2 anni si sta realizzando. E questo per me è una cosa molto importante, perché ci apre veramente un mondo nuovo, soprattutto per chi è entrato dal momento in cui è iniziato il Covid, ci apre un futuro veramente incredibile. Ma non solo, abbiamo visto con il launch del 15 gennaio, e lo vedremo ancora di più domani, e questo vi invito già tutti domani sera il 19, perché ci saranno delle novità che non sono incredibili, non sono fantastiche, di più. E questa volta, vi garantisco, ve lo dico sempre, ma questa volta rimarrete veramente a bocca aperta. Rimarrete veramente non sorpresi, esterrefatti da quello che sta arrivando adesso. E dunque io questo ve lo dico proprio per iniziare e per fare la parentesi che giustamente ieri, quando ho scelto questa formazione su quello che arriverà e sui cambiamenti, non poteva essere il momento migliore visto quello che arriva domani. Perché? Perché chiaramente il Covid ha sconvolto tutti, ma la cosa che io amo di più in questa azienda è che invece di rimanere statica e di aspettare, di dire speriamo, io speriamo che me la cavo, no? C'era un film che diceva così, non abbiamo aspettato e non abbiamo, diciamo, seduti, paralizzati come purtroppo tante persone, anche un po' per la fobia, per il terrore di muoversi, di viaggiare o di rischiare, perché tante attività giustamente sono state chiuse. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo implementato, e quando dico abbiamo, perché io mi sento veramente parte di questa società, non parlo di MVR e Chiara o il Freedom Nation. Freedom Nation fa parte di MVR, ma MVR fa parte di me, perché io ho deciso di sposare questa attività, e poi ieri la formazione è proprio andata tutta in questo senso, nel senso che io quello che mi è rimasto di più è proprio il fatto che noi siamo MVR Live. Non è MVR Life l'azienda e noi i dipendenti, noi siamo fondamentalmente imprenditori, dunque noi abbiamo scelto di rappresentare questa azienda perché l'azienda siamo noi. E quello che ho ripercorso ieri è proprio tutti i cambiamenti che ci sono stati, e per chi c'era negli ultimi 2 anni li ha visti i punti fedeltà che sono arrivati, tutti i nuovi, le nuove voci, no? Transfer, pacchetti, i filtri, quant'altro, i nuovi siti, il QR code, il VIP che poi è passato anche annuale, che poi come abbiamo visto adesso con il mall che sta arrivando, e anche i cambiamenti per noi ambassador, per far sì che ogni volta avevamo la possibilità, malgrado il periodo, malgrado le difficoltà, di trovare veramente lo spunto per avere sempre quel qualcosa di più. E anche qui con la nostra azienda di beneficenza, perché comunque secondo me è importante in un momento critico pensare anche agli altri, perché spesso noi ci focalizziamo su di noi, su quello che sta andando male per noi, su quello che abbiamo come difficoltà, ma non andiamo a vedere che ancora, anche in un momento in cui possiamo ritenerci sfortunati, ci sono persone molto più sfortunate, persone che hanno attività, che devono chiudere, persone meno agiate in paesi più poveri, in paesi emergenti, e soprattutto poter aiutare loro. Per questo sono ancora più felice di quello che sta arrivando con MWR Live, ma anche quello che abbiamo lanciato a gennaio. Sembrano tante cose, tante novità, vi assicuro che non è niente in confronto di quello che sta arrivando nel 2022. Dunque tenetevi ben fermi nelle vostre sedie, allacciate le cinture, mettete il casco, fate quello che volete, ma vi assicuro che MWR Live continuerà a sorprenderci
settimana dopo settimana, mese dopo mese. E questa è stata una promessa, anche parlando con Ioni direttamente ieri, non solo durante l'evento, ma anche più tardi in serata. Dunque noi avremo tutte le agevolazioni in un momento in cui il lancio veramente è ripartito, di poter fare di tutto di più. Nel senso, avremo non una freccia al nostro arco, ma ne avremo un'infinità, dovremo precomprare gli armadi per mettere tutte le frecce, dunque ve lo dico già in anteprima, tenetevi pronti. E vi voglio dire questo, e su questo voglio ripassare, su questa parte della mia formazione, perché secondo me è veramente un punto focale, i cambiamenti. Ne ho parlato anche giovedì per chi era alla Millionaire Academy, ma ne voglio riparlare perché spesso sono visti come qualcosa che ci mette paura, no? Ogni cambiamento nella vita ci mette qualche volta un po' di terrore. E perché? Perché ci costringe ad adattarci. Ma i cambiamenti, e questo ve lo dico per una persona come me che ne fa un giorno e il minuto dopo, non il giorno dopo, un'altra, sono sempre positivi. Perché? Perché ci fanno crescere. Senza cambiamenti, senza cose nuove, senza desiderio siamo morti. Immaginatevi di alzarvi la mattina, andare a dormire la sera e il giorno dopo sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, come il criceto, no? Nella ruota. I cambiamenti ci permettono anche di metterci, diciamo, alla prova, di sfidarci, e sfidandoci che cosa succede? Avremo nuove competenze, avremo nuovi input e soprattutto ci sentiremo vivi. Perché la cosa importante, quando io lo dico sempre e lo dico scherzando ai miei genitori, finché ci sono problemi, finché ci sono difficoltà, finché ci sono qualsiasi sfida, significa che siamo vivi. E vita senza problemi, vita senza cambiamenti, effettivamente che vita è? Cioè, un indomani, tra tanti tanti anni, quando saremo fermi, a quel momento potremo, diciamo, rimanere statici. Ma come dice Darwin, e questo lo voglio sempre mettere in avanti, la presunzione di essere i migliori senza pensare di aver bisogno di innovazioni non può che portarci, io direi, non ho voluto essere così dura ieri, ma non può che portarci all'estinzione. Perché? Perché non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Detto questo, chi di voi ama il cambiamento? Chi di voi è pronto al cambiamento? Chiaramente con questa premessa non potete dirmi che volete la staticità, l'immobilità oppure il non muoversi. Dobbiamo amare il cambiamento. Questo ve lo dico proprio, ma su tutto. Perché? Perché chiaramente quando mettiamo al mondo un figlio, e faccio sempre questo esempio, cambierà, crescerà, arriverà un momento in cui sarà adolescente, in cui non capiremo più questo figlio perché non è più il bambino che avevamo, che adoravamo, che culavamo. Ma è normale la crescita. Immaginate se dovesse rimanere sempre bambino, non ci piacerebbe neanche quello. E quando diventa grande, che si sposa, che ci avrà le sue difficoltà, sono tutti cambiamenti che ci metteranno alla prova, ovviamente sì, ma che fanno parte della vita. E dunque, se non accettiamo il cambiamento, non accettiamo neanche la vita. Io questa è la mia, e mi permetto di dire proprio la mia teoria, che porto avanti e che penso di portare avanti fino alla morte. Perché? Perché L'80% è atteggiamento, e noi lo diciamo, lo continuiamo a insistere tantissimo. Che cosa ci permette di avere l'atteggiamento giusto? Solo la formazione. La formazione, la crescita personale e la tecnica è veramente un'infima parte. E quando le persone si iscrivono pensano sempre: devo sapere tutto e poi allora avrò l'atteggiamento e il mindset giusto, potrò affrontare persone. È il contrario. Dovrò avere l'atteggiamento giusto per poter imparare e poi trasmettere alle persone, perché quello che trasmettiamo non è quello che conosciamo. Avremo sempre qualcuno che ci può aiutare per la parte tecnica, ma non, nessuno potrà pensare al posto nostro nel nostro cervello, nessuno, e dunque saremo gli unici a poterlo fare. E dunque per questo io dico sempre che la chiave del nostro successo è accettare i cambiamenti e essere istruibili. Queste sono le due cose chiave. Se voi amate i cambiamenti o imparate ad amarli, perché magari qualcuno non è abituato e dunque un attimino a non sempre, diciamo, dice wow, perfetto, è cambiato tutto, mi piace, mi lancio. Però se cominciamo a vedere questo lato positivo e siamo istruibili per imparare come affrontarli, come gestirli e come avere sempre nuove competenze, a quel momento nella vita, ma non parlo solo di MWR Life, non possiamo avere che cose giuste. E una delle trappole più ricorrenti
della nostra attività, e questo ve lo dico perché purtroppo è l'unica cosa che ci può bloccare, è la presunzione, soprattutto quando cominciamo a raggiungere dei risultati, che sia il silver, il gold, il platino o il jade o più, non c'è un livello, perché fondamentalmente tutti i livelli dal silver sono i più importanti quando li raggiungiamo noi, perché tutti abbiamo iniziato da lì. Dunque, abbiamo iniziato con il primo livello che è il silver, che per me è il più importante perché lì capiamo che la nostra attività può iniziare, cioè non è il fine il silver, è proprio l'inizio per quanto mi riguarda, per poter cominciare ad avere un'attività che comincia a rendermi, perché l'autofinanziamento non è rendita, cioè nel senso l'autofinanziamento è solo dire non avrò più la spesa, diciamo, di mettere io da parte i miei punti, ma avrò invece da silver la possibilità di cominciare a guadagnare dei soldi, e questa è la cosa per me più importante. E se invece noi pensiamo di sapere tutto, pensiamo di non aver più bisogno di formazione, io ieri mi sono ascoltata e voglio ripercorrerle oggi con voi tutte le formazioni, una dietro l'altra, perché? Perché imparo ogni volta che ascolto qualcuno. Poi ci sono delle persone come Mehdi e Ilian che non smetterei mai di ascoltare, perché per me veramente ogni volta che li ascolto capisco qualcosa veramente di un livello superiore. E mi rendo conto che ogni volta metto un tassello in più su quello che voglio che diventi, diciamo, la mia formazione. E dunque ricordatevi che tutto ciò che non si evolve è destinato inevitabilmente a morire. Questo è quello che io volevo trasmettere nella mia formazione. E qui chiedo al mio aiuto a casa, molto molto velocemente, se è quello che è arrivato. Poi dopo magari a qualcuno di voi cercherò di, però è quello che io volevo proprio trasmettere. Dunque, siccome io l'ho vissuta per come la volevo trasmettere, vorrei capire da Tunde se è arrivato quel messaggio. Sì, è arrivato assolutamente il tuo messaggio. Ciao a tutti. È stato, come abbiamo detto, un weekend veramente incredibile e tante cose, perché poi, anche se velocemente vi ha fatto, insomma, un po' riassunto Chiara, ma veramente abbiamo potuto vedere anche un'altra angolazione questa azienda, no? Quindi vedere anche quello che è poi successo e quello che succederà, e capire che siamo veramente in un'industria, in un'azienda seria, ragazzi, un'azienda che ha già i programmi fino al 2030, anche se Chiara ha messo solo fino al 2025, però ovviamente poi allungheremo anno per anno, insomma. Però ecco, abbiamo capito che siamo nel posto giusto e soprattutto con grandissima professionalità possiamo creare qualcosa di importante. Quindi è ora di fare quel salto che serve, quindi quel famosissimo salto quantico, e veramente lavorare su noi stessi e capire che 80% è veramente mindset e 20% di tecnica, che può apprendere chiunque, ragazzi. Ok? Grazie Tunde. E la seconda che a intervenire ieri è stata Gladys. Gladys Okomodo, per chi non la conosce, viene dalla Guadalupe, è un 100K, vive adesso a Parigi e il suo sponsor era la sua mamma. Dunque, pensate un attimo, dunque madre che sponsorizza la figlia e la figlia ovviamente che comincia a guadagnare molto più della mamma e diventa 100K. Ha lasciato il suo lavoro da infermiera e ha voluto passarci una formazione sulle obiezioni, però viste in una maniera completamente diversa di quella che noi eravamo abituati. Ho adorato la sua formazione, tant'è che farò la traduzione e la rifaremo, la rivedremo assieme, la miglioreremo ancora di più. Perché? Perché noi spesso per obiezioni chiaramente pensiamo alle obiezioni che ci fanno giustamente i nostri prospect. Gladys invece ci ha fatto vedere le obiezioni a 360 gradi, sotto tutti i punti di vista. E questo è stato importante perché, oltre che gli argomenti, per diventare giustamente un ambassador, le obiezioni dopo la presentazione, dunque al momento di chiudere, le varie tipologie di obiezioni che c'erano, ma soprattutto, e mi è piaciuto molto il suo modo, per chi la conosce o per chi la vede, è effettivamente così come sembra. Ha un modo talmente semplice e genuino di fare le cose, che ce le fa vedere in maniera semplice e genuina e ci fa capire che noi spesso reagiamo alle obiezioni in una maniera, tra virgolette, sbagliata, perché andiamo in panico, perché pensiamo di doverci inventare qualcosa, quando invece lei ha fatto vedere la reazione
più semplice, più trasparente per risolvere qualsiasi tipologia di obiezione. Dunque, l'attitudine da avere, che non è personale, prima di tutto, dunque non dice noi, no a noi, ma al business, magari a se stesso, magari perché c'ha paura, perché è una persona che non vuole, che non è pronta ancora per i cambiamenti. Il panico, no? Se una persona mi fa un'obiezione, oddio, adesso che cosa le rispondo? E dunque la nostra reazione sarà peggio della nostra risposta. Dunque, se noi siamo molto sereni e tranquilli, perché sappiamo quello che è effettivamente l'azienda, non abbiamo neanche problemi, diciamo, a trasparire questo. E anche la negatività, cioè non prendersela con la persona perché ha un'obiezione o perché non è pronto a partire, non è una persona che non va bene, è una persona che al momento non è disposto a mettersi in gioco, a viaggiare perché magari ha paura ancora del Covid, oppure a crearsi un'attività indipendente perché ancora ha una mentalità, insomma, da dipendente, operaio, quello che non è assolutamente qualcosa di negativo. Ma soprattutto, e questo mi è piaciuto, il non dire le bugie. Dunque, il non prendersela, non dire le bugie, reagire veramente in una maniera molto serena. Ricordatevi sempre che l'80% vi dirà di no, perché solo il 20% vi dirà di sì. E dunque che facciamo? Siamo l'80% arrabbiati e il 20% felici, oppure siamo il 100% felici? E poi la persona che non aderisce, beh, fa niente, aderirà più avanti, perché comunque, e lo vedrete anche domani, tutti aderiranno prima o poi. Tutti come clienti, come ospiti, oppure anche come ambassador. Dunque, questa nostra tranquillità di vedere le obiezioni ci fa sì che noi non avremo nessun problema. Perché? Perché l'80% è atteggiamento e il 20% è tecnica. E la tecnica li impareremo. È arrivato questo messaggio anche a voi a casa, spero. E tu ne vuoi aggiungere qualcosa su quello che è stata la. Sì, mi ha sorpreso proprio la leggerezza in cui lei prende il discorso delle obiezioni, no? Le prende proprio come un gioco. Quindi, se qualcuno magari dice, guarda, ah, ma come raccontato, questi sono soldi virtuali, lei ha fatto un video in cui è andato al bancomat e ritirato e ha detto, ma secondo te questi sono virtuali, oh. E con sua nonchalance, giocando, insomma, comunque ha passato un messaggio. Quindi, se noi veramente lasciamo scorrere le cose e lo prendiamo con divertimento, non stiamo lì così, capito, con tutto un po' tirati, nervosi, perché magari vorremmo che quello non facesse l'obiezione. Invece, se qualcuno fa obiezione, ragazzi, significa che ha delle domande e ha bisogno delle risposte, no? Quindi impariamo anche a domandare. È stata molto, molto interessante. Grazie. Mari Macheda invece ci ha parlato di perseveranza e quello che dobbiamo dire è che Mari Macheda è veramente l'espressione della perseveranza. Perché? Perché è tutto dovuto a una grande sua visione. Per lei le tre chiavi del successo le ha rimesse in una modalità diversa, che sono, prima di tutto, la domanda: chi di voi non ha mai fatto network marketing? Perché lei giustamente non l'aveva fatto. Chi di voi ha poco tempo? Perché proprio quello che lei non aveva, aveva un figlio piccolo, aveva un lavoro, dunque non aveva proprio modalità, possibilità di farlo. Chi di voi viaggia poco? Chiaramente in questi 2 anni la maggior parte delle persone, adesso magari tranne, non mi metto nella maggioranza delle persone, però la maggioranza effettivamente viaggia poco. E dunque chi ha poche relazioni o conoscenze? Tutti pensiamo di averne poco, non è vero, ma tutti pensiamo di averne poco, oppure di non aver più la lista, di aver finito tutte le conoscenze. E con questo, giustamente, ci ha detto molto umilmente che era lei questa persona. Dunque lei si trovava in questa situazione e dopo quasi 4 anni, 3 anni, perché 4 anni ad agosto, perché è entrata ad agosto del 2018, dunque siamo nel 2022, dunque sono quasi 4 anni, ha deciso che cioè ha deciso, una sua decisione di quasi 4 anni fa ha cambiato la sua vita. E ogni decisione prevede chiaramente una grande dose di coraggio, di forza e di determinazione. Ma se noi prendiamo una decisione di cui non siamo decisi, ovviamente. E come immaginate, io faccio sempre l'esempio del figlio, del matrimonio, cioè ogni decisione veramente prevede coraggio, forza. Anche nel mio caso, per esempio, mi sono sposata per la seconda volta, è stata un'attività di grande coraggio. Poi,
Era una, adesso in questo caso, per chi conosce mio marito, è stato facile avere questo coraggio, però effettivamente rimettersi in gioco magari a 50 anni quasi, cioè una persona ci pensa, dunque ogni decisione che possiamo fare, quella di avere un figlio, quella di cambiare lavoro, quella, qualsiasi cosa che noi decidiamo nella vita prevede coraggio. E dunque queste veramente sono le tre chiavi del successo, secondo Mariangela, ma secondo il mondo, la disciplina, la perseveranza, ma soprattutto una grande visione, la visione di un matrimonio felice, per cosa si parla di matrimonio, la visione di un figlio che cresce, che ci riempie la vita, la visione di un lavoro che ci appaga, che ci fa sentire bene. Dunque tutto è concentrato in queste tre chiavi del successo. E che cosa succede? Che quando abbiamo queste qualità al massimo, siamo inarrestabili. E dunque fatevi questa domanda, come si è fatta a Mariangela: ho disciplina per realizzare quello che ho deciso? Sarò perseverante? Oppure la prima difficoltà, dico vabbè, ma la decisione forse non era quella giusta, meglio che divorzio, meglio che lasciamo perdere, magari il figlio non arriva, vabbè, se mi prendo un gatto, prendo un cane. Oppure la visione è talmente forte che siamo inarrestabili, finché non arriviamo lì non abbandoneremo, non saremo. Cioè, vogliamo veramente questa, una decisione vera? A me questa sua tenacia ha veramente colpito, perché comunque pensate, una persona che nel 2018 non c'era assolutamente niente in Italia, prima iscritta, ha continuato a perseverare, malgrado un'attività che non conosceva, non aveva né l'atteggiamento mentale giusto inizialmente, né le conoscenze, oppure come si dice, le skills, dunque le competenze giuste, e non aveva nessuno che la potesse appoggiare in Italia, perché comunque Aldo Amico stava in Belgio, faceva la sua vita e lei era da sola, ha creato, distrutto, ricreato tante volte il suo team, ma dopo quasi 4 anni ancora è qui a dirci che ci vuole disciplina, perseveranza e visione. Io penso, Tunde, sarai d'accordo con me che è un segno di grande perseveranza, disciplina e visione. Assolutamente sì, infatti mi ha fatto veramente piacere di presentare Mari, perché è veramente una donna very strong, insomma, che ha una visione incredibile, una persona che non molla e questo ovviamente viene assolutamente ricambiato. E ragazzi, quando parliamo di ricambiare, non parliamo sempre di soldi, ok? Cioè, ci sono tante altre cose importanti. Importantissimo che possiamo insomma avere nell'azienda e ovviamente anche Mari è una persona molto ma molto riconosciuta in azienda, ok? Oltre che ovviamente c'è il suo rank, ma questo vuol dire quando veramente dai tutto e il massimo di te stessa perché credi in qualcosa e non molli. In effetti questa è un'altra cosa dell'azienda che è molto bella, perché quando parlano di leader, non parlano di leader persone che hanno raggiunto i 500K, i 100K o qualsiasi livello a livello economico o di rank, parlano di persone che si mettono in avanti proprio per aiutare tutti, persone che non hanno paura di condividere, di mettersi veramente a disposizione. Per questo ci tengo veramente a dire che chiunque, cioè veramente vuole arrivare, non è importante essere Jade, Pearl, Emerald, è importante dimostrare veramente di credere che questa società è la nostra e voler veramente arrivare a un livello successivo, a livello di mindset, a livello di come persona, per tutto quello che riguarda viaggi, life experience, organizzazione anche degli eventi. Adesso che ricominceremo anche nel 2022, cercheremo sempre di più. Ne parlavo ieri con qualcuno a Nord Italia, organizzeremo sempre più travel party, eventi e quant'altro, e sarete voi a venire, diciamo, a mettervi in mostra, perché da lì scopriremo tantissimi leader. E ripeto, non parliamo di rank, i rank saranno una conseguenza, perché quando una persona capisce che è una cosa che ama, che si diverte e che soprattutto è semplice da fare, perché quando ci si diverte tutto diventa più semplice, a quel punto vedrete che nasceranno delle competenze, delle consapevolezze completamente diverse di quelle che sono state in questi 2 anni, purtroppo molto molto difficili, e questo nessuno mette in dubbio che lo siano stati. Poi ovviamente abbiamo avuto il nostro Mehdi, che sapete che ho un amore pazzesco per questo mio papà, come lo chiamo, e
Adesso addirittura ho avuto un soprannome che, vabbè, questo ve lo dico quando non registro, quando non registriamo, ma Medici ha parlato di sette cose molto importanti che sono la credenza. Ovviamente non andrò a svilupparle perché come fa lui non sarei in grado di rendere giustizia alla sua formazione, ma ci ha parlato molto di credenza, ci ha parlato di azione, ci ha parlato di focus. Perché è chiaro che se il mio focus è su mille cose, non potrò pensare di riuscire a focalizzarmi seriamente su qualcosa. Dunque, spesso è su cosa poniamo l'attenzione anche che farà sì che i nostri risultati saranno più o meno alti. Il sogno, ci ha parlato dell'importanza di avere dei sogni, ma non solo da bambini e non solo di notte, l'importanza di sognare. Di realizzare i propri sogni, cioè non dico di sognare a occhi aperti, ma sicuramente di giorno e non di notte, perché solo se sogniamo ad occhi aperti possiamo fare le azioni giuste per realizzarli e abbiamo la motivazione soprattutto giusta per realizzarli. Anche Ilian ha fatto un bel passaggio sulla motivazione, perché la motivazione non è duratura, la motivazione è una scadenza e dunque servono tante altre cose per alimentarla. E poi ha parlato molto del valore. A me quello che mi è colpito di più nella formazione di Medì è stato proprio il valore, perché se tu non dai il tuo valore a te stesso, c'è qualcun altro che lo darà e deciderà quanto vali. E dunque vogliamo decidere noi il nostro valore o vogliamo permettere a chiunque che decida che noi valiamo 5, 10, 15 euro oppure un ring di silver, di gold o di platino? Scegliamo noi il valore che vogliamo dare a noi stessi e faremo tutte le azioni giuste, impareremo tutte le competenze, tutte le conoscenze giuste, perché? Perché noi sappiamo quello che vogliamo, quello che meritiamo soprattutto di avere. E solo così potremo vincere. Ha fatto un grande passo su quest'aquila che noi sogniamo sempre di trovare le aquile, ma ovviamente prima di trovare l'aquila dobbiamo esserla noi. E noi spesso se ci guardiamo dentro, non ci comportiamo proprio sempre da aquile, ci comportiamo molto spesso lamentandoci, facendo quello che lui chiama i polli, perché sapete la differenza tra i polli e le aquile, che le aquile volano. I polli invece fanno e lo faceva così bene che non posso farlo così bene. Però questo era un modo per dire che noi non possiamo pensare che tutte le persone vorranno volare, perché magari non hanno le ali, magari sono troppo giovani, magari ancora non sono anche in grado di farlo. E dunque noi possiamo spingere, voler motivare quanto vogliamo, ma non lo possiamo fare se non lo vogliono loro stessi. E dunque nessuno ci può fermare, tranne noi, ricordatevelo. Non possiamo dare agli altri il nostro futuro. Il nostro successo è il nostro insuccesso. Tante volte diciamo, vabbè, ma io ho trovato solo polli nella mia squadra. Adesso non parlo per chi c'è qui, ovviamente, ma sicuramente qualche volta ci è venuto in mente di dire no, questo è un pollo, questo non vorrà mai fare l'attività, non sarà mai un'aquila. Ma non è lui che determinerà il nostro successo, siamo noi. E vi assicuro che delle aquile ce ne sono tantissime in giro per il mondo e anche in giro per l'Italia e forse anche in giro per la nostra città. E dunque l'unica cosa che noi dobbiamo fare è chiaramente capire che cosa noi vogliamo della nostra vita. E Medì finisce spessissimo il suo intervento con nella vita hai tutto ciò che tu tolleri. E questo è molto bello perché dal momento in cui decidiamo che non tolleriamo più un lavoro, una situazione, una relazione, un'amicizia, qualsiasi cosa sia, dal momento in cui noi prendiamo la decisione che non lo tolleriamo più. A quel punto cambiamo. Dal momento in cui non tolleriamo più di magari essere solo silver oppure di non essere ancora silver, a quel momento decidiamo di fare l'azione giusta perché non lo tolleriamo più, è una cosa che non vogliamo più ed è più grande la sofferenza di essere in quella situazione che non il piacere che ci darà non esserci più. E spesso noi siamo guidati, sempre siamo guidati da queste due cose che sono fuga dal dolore o corsa verso il piacere. Ma la maggior parte delle persone, vi assicuro, che non sono pronte ad andare verso il piacere, preferiscono fuggire il dolore. Per questo, finché tolleriamo le cose che noi abbiamo nella vita, difficilmente faremo tutte le azioni giuste per cambiare questo. E l'unica persona che lo può cambiare non è il governo, non è la società, non è le persone che ci circondano, ma siamo noi. E
E dunque questa consapevolezza per me è importantissima, è quello che a me è rimasto da questa formazione. Tu nella tua versione. Sì, sul discorso dei sogni, no? Perché molto spesso noi sì abbiamo obiettivi, abbiamo sogni, ma molto spesso non sono quei sogni molto dichiarati, no? Quelli molto sentiti. Infatti, come dice Maddie, se tu non hai sogni, vai a finire a realizzare sogni di qualcun altro. Quindi questo mettiamoci in testa, se vogliamo realizzare sogni di qualcun altro, vogliamo realizzare sogni nostri, perché se vogliamo realizzare sogni nostri, allora abbiamo sicuramente tutto tra le nostre mani e dobbiamo solo assolutamente decidere, perché tutto parte da una decisione. Esatto. Poi abbiamo avuto un bellissimo pranzo, siamo stati veramente bene, abbiamo potuto parlare anche con tutti i nostri leader, dunque abbiamo, diciamo, potuto scambiare anche le nostre impressioni sulla prima parte della giornata e poi abbiamo avuto Nuno Cassao. Nuno Cassao, per chi non lo conosce, è un leader del Portogallo, è una persona veramente, oltre che molto dolce, molto determinata, molto disponibile e questo è bello perché? Perché quando, quello che vi dicevo prima, quando abbiamo le persone giuste con noi a collaborare, sia che siano crossline, lui è un diretto di Ilian, dunque non c'entra assolutamente niente con la nostra squadra, ma è venuto in Italia per sostenerci ed è venuto con un suo diretto Paolo e questo ci fa capire le persone che hanno un futuro da leader a tutti gli effetti perché sapete più andiamo avanti come ruolo, come rank, più non saremo più importanti per il nostro gruppo, ma saremo importanti per tutta la società, dunque agli occhi veramente di tutte le persone che sono all'interno. E quando una persona come Nuno Cassao, che è sempre disponibile su anche, l'avete visto al corporate o quant'altro, per tutte le persone, non solo per le persone del suo gruppo, questo dimostra una persona, oltre che di grande cuore, una persona che ha già la mentalità, anche se ancora non è 100K, ma le manca poco, di diventare veramente un punto di riferimento aziendale, non solo per il Portogallo, per le persone che conosce. Mi è piaciuto molto il suo passaggio perché ha deciso, dunque ritorniamo al discorso della decisione di Mari Macheda, che voleva essere un network, dunque è stata una sua decisione, voglio diventare un networker. A quel punto ci ha spiegato, e questo mi è piaciuto ancora di più, il quadrante del cash flow che tutti conosciamo, ma ci ha spiegato con un modo unicamente diverso dal fatto che non si diventa da dipendenti a imprenditori, bisogna che facciamo diversi passaggi. Dunque non si può passare dalla casella E alla casella B e pensare di avere una scorciatoia per arrivarci. È impossibile. Perché? Perché fondamentalmente tutto nella vita ha un percorso. Non si può pensare di nascere e di cominciare a camminare. Non si può pensare di essere adolescente e di potersi sposare o trovare, insomma, la nostra via per la vita. Tutto ha un processo nella vita e se non capiamo quello, non potremo avere il successo che noi vogliamo. Tante persone quando entrano in MVR Life, per esempio, dicono: ah, ma io se non mi funziona in 2 o 3 mesi, se non comincio a guadagnare, se non faccio il fast start bonus, allora vuol dire che non funziona. Non è così. E dobbiamo essere noi a educare le persone, a far comprendere che non è così. Il percorso è semplicemente diventare autonomi. E quando noi vi diciamo la prima cosa da fare quando una persona entra in MWR Live, se vuole crearsi comunque un'attività, anche se part-time, non parliamo di part-time di tempo pieno, ma un'attività redditizia, la prima cosa che deve fare è diventare autonomo. In questo caso il self-employed è proprio per il discorso di autonomia. Dunque io divento, cioè sono abituato che mi si dice quello che devo fare, che ho il mio lavoro in cui non devo prendere tante decisioni. Comincio a diventare autonomo, comincio a capire, comincio ad avere tutte le competenze giuste. Ci può volere un mese, sicuramente no. Io ci ho messo 5 anni e lo dico sempre, dal 2013, quando ho iniziato a fare network marketing, prima del 2018 non ho avuto grandi risultati economici, parlo, ho avuto grandi risultati come sviluppo personale, come apprendimento, come competenze, come tantissime cose. Dunque i risultati non sono stati sicuramente economici, ma sono stati quel percorso che mi ha permesso di capire che volevo essere un networker e mi sono ritrovata molto nella storia di Nuno,
sono diventata autonoma, ho imparato grazie alla formazione, grazie a un percorso anche impegnativo, perché vi ripeto, l'ho fatto con un altro lavoro, l'ho fatto con tutti i sacrifici che ci voleva, e poi sono diventata un business owner. Cosa significa? Che ho cominciato a passare, sono passata nell'altro quadrante e ho avuto un'attività che ha cominciato a girare, un sistema che ho creato che funzionasse. E solo dopo di questo ho iniziato a investire. Noi spesso, e questo è purtroppo l'errore che tantissime persone fanno, da dipendenti vogliono diventare subito investitori. E pensano che diventando investitori potranno diventare autonomi o addirittura crearsi un business redditizio. C'è un percorso e questo percorso va rispettato. È impossibile investire dei soldi quando ancora non abbiamo una sicurezza economica. Sì, si può, allora adesso non parlo di investimenti, parlo di piccole somme, sì, ma non investimenti a grande scala, come pensiamo. Per questo io penso che questo quadrante del cash flow faccia sì che da io voglio diventare, con tutte le formazioni, tutte le consapevolezze, facendo il giusto processo, si arriva a essere un network. Dunque questo per me è stata bellissima tutta la formazione, perché chiaramente è stata molto più lunga di come ve l'ho detta, però io questo è quello che mi è rimasto. A tu probabilmente c'è qualcos'altro che l'ha colpita. Allora, anch'io rimango ferma su questa parola networker. Io sono networker. Secondo me la cosa che forse ognuno di noi, mi ci metto anch'io ragazzi, abbiamo paura di dichiarare e dire io sono networker. Quindi quella paura che dentro di noi non permette di essere veramente networker. Perché nel momento in cui prendiamo le decisioni che noi ci piace questo lavoro, perché mi è piaciuto come diceva Nuno che ama il network, come ama anche il mondo dei viaggi. Quindi chi è che ha trovato la sua passione, che può crearci anche un lavoro con la sua passione, credo che non c'è cosa più fortuna nel mondo. Quindi mi ha colpito molto, infatti cominciamo a prendere atto che siamo networker, poi in part time o a tempo pieno non importa, però siamo networker, siamo creatori di relazioni, e questo è il network. Esatto. Poi abbiamo avuto la call di Yonin in diretta e quello ci ha fatto veramente emozionare, perché oltre che ieri direttamente, dopo anche telefonicamente e anche ieri sera in Zoom, ha veramente riconosciuto che l'Italia ha fatto veramente un passo da gigante negli ultimi 2 anni e soprattutto è stato veramente ammirativo di quello che abbiamo realizzato. E questo da un fondatore, da una persona comunque un multimilionario, è una cosa che sinceramente per l'Italia sono molto molto orgogliosa, e per tutti voi che chiaramente collaborate con noi, perché siamo a tutti gli effetti adesso insomma visti dal nostro fondatore, e ricordiamoci che comunque non è l'ultimo arrivato, ma è una persona che prende decisioni veramente importantissime per un'azienda e per migliaia e migliaia di persone. E a lui invece ha colpito anche la storia di Nadal, perché lui ci ha parlato di come un giocatore dopo 9 mesi fermo è ripartito e ha sofferto tantissimo per raggiungere un risultato incredibile. E questo un pochino, se vogliamo metterlo, lo possiamo mettere anche con noi per quello che stiamo vivendo in questo momento, dopo 2 anni comunque di difficoltà dove abbiamo superato e siamo ancora qui, e come dice Vasco Rossi siamo ancora qua. Adesso dobbiamo veramente prendere tutto quello che di meglio c'è, proprio come Nadal che è risalito. Abbiamo sofferto tanto, soffriremo chiaramente ancora, perché se vogliamo arrivare a ottenere dei risultati grandi dobbiamo anche essere pronti a qualche sacrificio, proprio come Nadal, dunque a metterci in gioco e qualche volta a soffrire. E questo è stato bello perché ci ha fatto capire che anche loro chiaramente con noi hanno sofferto, dunque tutto il corporate eccetera, per questo tutti questi cambiamenti che ci sono stati, tutti questi aiuti che stanno cercando, queste direzioni che stanno veramente azzeccando per far sì che questa esplosione dei viaggi sia anche un'esplosione per tutti noi, non solo per MW Airlines. E mi è piaciuto molto la sua semplicità e il suo modo di far capire che l'azienda c'è. E fondamentalmente il messaggio di Ioni era questo: l'azienda c'è e noi ci siamo.
E penso che su questo Tunde ognuno insomma l'avrà vissuto a modo suo, però effettivamente Ioni rimane Ioni, una persona semplice, malgrado la sua posizione, una persona veramente che c'ha da insegnarci tantissimo, soprattutto quando lo conosciamo di persona. Assolutamente sì, poi vogliamo parlare anche che comunque è un gran giocherellone, quindi lui non si è accorto che era già in video e stava provando agli occhiali quelle che gli stava meglio. Quindi ci ha fatto veramente divertire, quindi farci anche capire ragazzi che fondamentalmente siamo veramente tutti uguali e anche come insomma lui con noi, cioè ci mette il cuore ragazzi, veramente incredibile. Una persona che risponde a me. Risponde a tutti, quindi veramente meravigliosa. Vabbè, io posso anche dire ovviamente che ha fatto piacere avere auguri in diretta da lui, quindi questo ovviamente mi ha emozionato, questa è una cosa mia che me la porterò assolutamente nel cuore. Esattamente, po poche persone sono attente, diciamo, a dei piccoli dettagli, perché fondamentalmente hanno migliaia e migliaia di persone all'interno e vedere che puntiamo, che si ricorda il nome, il compleanno e quant'altro, fa piacere sicuramente tanto. Enrico Ben è sempre il nostro gentleman, il nostro vicepresidente Europa, chiaramente ci ha parlato di legalità, ci ha parlato di social, dunque ci ha tranquillizzato proprio su quello che è la compagnia. Ci ha parlato anche, insomma, della sua esperienza, del fatto che noi siamo veramente circondati, ci ha consigliato di stare molto attenti sui social, su quello che diciamo, e quello ve lo diciamo sempre, nel senso che siamo noi che mettiamo la faccia nei social, dunque stiamo attenti a quello che diciamo proprio ognuno per noi, perché rischiamo, insomma, di metterci, come dire, se io propongo qualcosa, allora è un conto che la società ci difende in tutto e per tutto. Ma se io propongo, per esempio, non so, come avevamo detto l'altra volta, offro lavoro oppure stipendio fisso, ma che lo metto come Chiara Rosiglioni, non è MVR, è io che propongo e che offro uno stipendio. E in questo caso ci ha messo veramente in guardia, ce l'ha detto anche privatamente, insomma, state attenti veramente a quello che mettete, perché fondamentalmente voi solo mettete in contatto le persone con MWR Live, siete raccomandazioni, dunque stiamo facendo raccomandazione, referral, promozione della piattaforma. Non offriamo lavoro, non offriamo un guadagno, non offriamo assolutamente niente. La persona riceverà un compenso da MWR Live, ma siccome non è MWR Live a mettere questi messaggi, questi non cerchiamo assolutamente dipendenti, dunque quello è stato molto importante. Dunque ci ha consigliato di essere professionali e di scegliere se vogliamo un hobby o un business, perché chiaramente un hobby ha un costo. Immaginate che volete andare a cavallo, costa, c'è un prezzo. Se volete gestire un maneggio e dunque allevare cavalli per venderli, in quel momento diventa un business. Dunque bisogna capire dove ci vogliamo andare. E gli hobby vanno benissimo, però è chiaro che più che redditizi, insomma, possono essere a volte dispendiosi. Per quanto riguarda anche l'essere professionale, ho insistito molto sul fatto che non è importante se lo facciamo 2 ore a settimana, 1 ora a settimana, 7 ore al giorno o 4 ore al giorno. Essere professionale vuol dire veramente essere professionale in quello che diciamo. Dunque dire le cose giuste, parlare nel modo corretto e soprattutto, insomma, come l'azienda vuole passare. Ricordiamoci che siamo indipendenti e questo è molto bello, ha fatto l'esempio anche del franchising, ma siamo supportati in tutto e per tutto, perché qualsiasi problema ci sia, sarà sempre l'azienda che risponderà per noi, a meno che non ci mettiamo, come dicevo prima, in prima persona a offrire delle cose con il nostro nome. Per tutto il resto è l'azienda che ci difende e noi siamo veramente sorretti molto bene da MWR Life, non solo in Italia, in tutta Europa e per gli altri paesi, ovviamente, dalle altre giurisdizioni. Io penso che Eric rimane una persona, tu ne sei d'accordo con me, di un'altra epoca. Assolutamente, sì, assolutamente, è un uomo, è un gentleman in tutti i sensi, ragazzi, veramente.
Se posso aggiungere solo una cosa, ti ricordi, voi che avete ascoltato, ricordate quella piccola storietta che ha raccontato di un'isola nell'Africa, no? In cui praticamente c'è un carcere e ovviamente nella carcere poi ci sono persone che lavorano, no? E quelle persone che lavorano in questo carcere poi hanno portato le famiglie. E quindi Robin Island, sì, grazie Claudia. E quindi raccontava questa storia e chiesto a noi, secondo voi, quali sono le cose essenziali che servono e cosa c'è, fine di conto, solo in quell'isola? E quindi ci sono fondamentalmente tre cose. Una alimentare, quindi un negozio per trovare mangiare, bere, tutto quanto. La scuola, quindi l'istruzione. E la chiesa. Quindi fondamentalmente sono tre cose importanti. Nutrirsi, e quando parliamo, guardando il nostro business, come nutriamo i nostri pensieri, no? Cosa mettiamo dentro il nostro cervello. La scuola, quindi l'istruzione, imparare continuamente, e ovviamente la chiesa, in quanto il credo in noi stessi e il credo di questa azienda. Quindi se noi veramente siamo attenti a queste tre cose, abbiamo tutto quello che serve per raggiungere qualcosa di importante nella nostra vita. Quindi non Esatto. dobbiamo complicare le cose. Infatti ho detto non complicate le cose. Quello che diciamo sempre, la nostra è un'attività semplice, siamo noi le persone che siamo complicati spesso e volentieri. E abbiamo concluso la giornata con Ilian, che è il nostro vicepresidente dello sviluppo, che chiaramente ci ha parlato di quella che è la situazione delle attività in generale, delle attività imprenditoriali. Il 50% smette dopo un anno, l'80% chiude dopo il quinto anno. E solo il 96% lo fa oltre i 10 anni. Che significa? Cioè, di quel 90, scusate, non, nessuno arriva oltre i 10 anni. Questo è il segreto per riuscire. Dunque, il 4% delle attività si prolungano dopo i 10 anni. E questo è importante perché noi sappiamo che siamo arrivati a 9 anni di MWR Life, ma soprattutto siamo in un momento cruciale. Perché? Perché con tutte le novità che stanno uscendo e con il fatto che stiamo riprendendo anche il settore dei viaggi, la cosa più importante su cui focalizzarci è proprio quello che dicevamo prima con tu, nella semplicità di questa azienda, di questo business, il fatto che non ci sia rischio, nessuno rischia di perdere dei capitali, o una casa o degli investimenti. È una professione a tutti gli effetti, come ci ha fatto capire ognuno, e possiamo imparare e migliorare tutto quello che sono le nostre competenze. Questo è fondamentale capire con MWR Life, e dunque, sapendo questo, dobbiamo smetterla di reclutare le persone, ma selezionare persone per lavorare con noi. Questo è quello che è venuto fuori soprattutto ieri, secondo me, che troppo spesso quasi cerchiamo una persona in più da iscrivere, quei 3 punti, quella persona che fa sì che ci arriva la terza persona, quando invece dobbiamo cercare la persona che ci abbia voglia di sviluppare attività con noi. Spesso, come vedete, condivido con Tunde o condivido con Andrea il business, perché? Perché tutti abbiamo bisogno di una persona, cioè sono stata fortunata perché sono i miei due diretti, ma poteva essere una persona che arrivava dopo 10, 20, 30 diretti senza nessun problema, le persone con cui riuscite a avere la stessa visione, a condividere e a supportarvi, questi sono fondamentali. Per questo che quando iscrivete una persona non dovete pensare a lui come a un numero, dovete pensare a lui come posso migliorare la sua vita, posso aiutarlo a creare quello che vuole, che possa essere la libertà, che possa essere quel guadagno in più. E ripeto, non parliamo di rank, non parliamo di grandi livelli. Una persona che ci abbia voglia di impegnarsi con voi, perché è quello che farà la differenza. Dunque, la persona che si metterà avanti per assistervi, come in questo caso per fare la formazione, oppure per una presentazione, oppure per organizzare un evento, un travel party, quelle saranno le persone con cui dovreste veramente aver voglia di lavorare, non la persona che vi fa quei 3 punti in più, perché quella sarà una persona che starà lì, aspetterà che il business vada da solo, e quando il business non andrà da solo rimarrà statico, fermo, e non vi sarà, diciamo, di aiuto, di sostegno per sviluppare l'attività. Dunque, se voi volete veramente svilupparla, non andate a reclutare, andate a cercare persone che ci abbiano voglia di svilupparla.
andate a cercare persone che siano affamate di quel qualcosa, che possa essere i viaggi, le life experience. Poi dopo, adesso voglio andare veloce perché voglio veramente sentire voi e soprattutto quello che a me mi ha colpito forse più di tutta la formazione di ieri è questa frase, e ho voluto mettervela. Se non siete sicuri di fare questo, non fatelo. Andate a lavorare per qualcuno che è sicuro di quello che fa. E questo per me è veramente la chiusura del cerchio. Dunque, se voi non avete una direzione sicura e non sapete quello che volete, non fatelo. Non voi in questo caso, la persona che dovrà entrare. Dunque, voi dovete avere questa mentalità. Se la persona non si vuole iscrivere, non si deve iscrivere. Deve continuare a lavorare per qualcuno che sa quello che fa. Perché se no non farà la differenza per se stesso, perché non è importante la differenza che farà per noi, è importante la differenza che farà per se stesso, perché solo se è convinto di quello che vuole, perché Ilian dice sempre, se tu non hai idea precisa del tuo obiettivo, se non riesci a vederlo, non lo raggiungerai. E dunque devi sapere esattamente che cosa vuoi per poterlo raggiungere. Devi determinare anche il prezzo da pagare per poterlo raggiungere. E dunque devi essere disposto a pagare quel prezzo, perché se no non lo terrai mai. E soprattutto ci ha detto, giustamente, come ci dice sempre Medi, che la nostra vita di oggi è il risultato di quello che abbiamo tollerato e pagato il prezzo e fatto nel passato. E dunque se non siamo sicuri che quello che abbiamo ad oggi sia soddisfacente come lo vorremmo, a quel punto dobbiamo decidere quello che vogliamo per il futuro e cominciare a fare le azioni giuste e pagare il prezzo oggi per avere in futuro quello che vogliamo. Questo è fondamentale nella vita veramente per qualsiasi cosa noi desideriamo ottenere. Questo secondo me è molto importante perché ci insegna che se vogliamo qualcosa e sappiamo quello che noi vogliamo, non c'è un motivo al mondo per non ottenerlo. Vorrei adesso, visto che Tunde vuoi aggiungere qualcosa riguardo a Ilian? Vorrei rimarcare proprio questione, quello che ha detto anche Ilian. Decidi, vuoi divertire a fare IOB o vuoi fare di questo veramente la professione della tua vita? Quindi fatta una bellissima paragone anche lui come sportivo, che prima ovviamente da sportiva giocava anche quando faceva male, perché la sua professione, e anche noi quando sono difficoltà comunque dobbiamo essere qua, dobbiamo fare, ok? Se è un hobby, allora posso anche decidere di non fare. Allora ho deciso che faccio un hobby e non faccio un business, non faccio una professione. Quindi nel momento in cui dentro di noi c'è questa chiarezza, possiamo veramente vincere. Esattamente. Allora adesso però vorrei sentire velocemente, un minuto, non di più, un paio di testimonianze di persone che erano all'evento. Vedo qui Gaia, ci sei? Eccoti qua, tu sei arrivata all'evento ieri e ce la sei goduta tutta dal vivo. Volevo sapere la tua impressione, perché noi abbiamo detto la mia, quella di Tunde, ma vorremmo sapere anche la vostra. Non ti sentiamo? Ah, scusami, non ti ho dato la parola. Ah, scusami tantissimo. Ecco, ti riesci a aprire? Sì, adesso sì. Ok. Ciao Chiara. Ciao. Innanzitutto noi siamo rientrati neanche 2 ore fa, perché siamo rimasti in hotel, in quell'hotel bellissimo. E abbiamo fatto la spa e tutto, e poi siamo rientrati a casa. Ciao Tunde, ciao. Vi vedo dalla finestrella. Allora, beh, quello che è rimasto, ti posso dire quello che è rimasto a me di questo evento. Allora, innanzitutto bellissimo la possibilità di trasmetterlo con i cameraman, che c'era un'organizzazione pazzesca proprio da televisione, e quindi so che tante persone hanno potuto seguirlo insomma da casa, però diciamo che quello che mi è rimasto di più di tutti è l'importanza di poter andare a una formazione dal vivo, perché è vero che uno lo guarda da casa e giustamente può avere tutto quello che insomma può ricevere tutto quello che viene detto all'evento, però la cosa secondo me più importante è stare a contatto sia prima che dopo con le persone che ti formano, con i leader, con tutte le persone che ti ispirano. Anche banalmente andare a cena, come abbiamo fatto dopo,
è anche da lì che si vede l'atteggiamento di un leader, di una persona, no? Come diciamo sempre, il 20% è tecnica, quindi è importante, giusto, fare formazioni, ma l'80% è l'atteggiamento. E l'atteggiamento si vede anche da come una persona si comporta con gli altri, da come ordina il ristorante, da come si comporta con le persone. E questo è quello che ti arriva quando vai a una formazione dal vivo. E poi anche l'importanza, proprio per questo motivo, di stare con i tuoi pari. Quindi, come ha detto Mehdi, che è una frase che mi sono scritta, perché quando le frasi che mi ispirano me le scrivo, è non puoi avere successo se ti circondi di persone che credono di non poterlo avere. Quindi persone che non hanno i tuoi obiettivi, che non hanno i tuoi stessi sogni, che non sognano in grande come te, che appunto puntano magari alla sopravvivenza perché non hanno sogni grossi come te. E quindi da questi eventi dal vivo si può avere tutto questo, no? Ti arriva tutta questa energia pazzesca. E poi non vedo l'ora di fare la mia prima life experience, come ha detto Ilian, l'importante è fare life experience, non vedo l'ora perché così vi rivedo tutti. Ci rivediamo presto, neanche tra un mese a Tenerife, e sono contentissima. Grazie. Da 1 a 10, Gaia, il voto? 10? No, Ok, grazie. 10, 10. Non c'è margine di miglioramento, allora. No, c'è sempre margine di miglioramento. 10 fino ad oggi, poi se diventa di più, bene. Grazie, Gaia. Possiamo alzare sempre 11-12. Sì, certo. allora, un'altra persona che c'era, Lorenzo Taini, puoi aprire il microfono? Ti vedo. Ci sono, eccomi. Al volo, un minuto anche te. Voto, Ciao, ciao a al tutti. voto. Se Ma dici. io faccio 10 più 1, dai, facciamo così, anche se non si può. Facciamo 11, saliamo ancora di più. Beh, niente, gli eventi sono come una droga, perché una volta che vai al primo evento non puoi più saltarli. Idem le life experience. Infatti, come ha detto anche Ilian, se promuovete la piattaforma, quindi acquistate un oggetto, prenotate un hotel, poi andate a una life experience, poi andate agli eventi, state tranquilli che la quarta cosa, ovvero i soldi, che magari li mettiamo all'inizio, di conseguenza arrivano per forza. Allora mi sono detto, cavolo, io ci sono proprio dentro, sono proprio incanalato per bene, perché ho fatto già 5 eventi, 2 life experience, altre 2 le ho già prenotate. E quindi, come ha detto Gaia, ci rivedremo a Tenerife in tantissimi. Ho appena riprenotato già oggi stesso Venezia. Quindi, ecco, andiamo avanti con questo entusiasmo, con questa energia che ci dà sempre questi eventi, che è come l'evento è come la ricarica per il telefonino. Se non lo ricarichi, non puoi telefonare poi. È così, troppo bello. Grazie, non si riesce a vedere gli occhi perché si è lontana la telecamera, ma vedo i vostri occhi che luccicano ancora, e dunque è molto bello. C'era anche Bruno, ti vedo, tu hai modo di farci una brevissima testimonianza anche tu? Sì, ciao, ciao Chiara, sì, no, fantastico, no, no, quello che aggiungo io invece è che hai modo davvero di conoscere tantissime persone. Io per esempio ho conosciuto Cristine, no? Sai che io parlo perfettamente il tedesco, quindi mi ha fatto un piacere immenso. Ho conosciuto la ragazza 100K lì, che, come si chiama? Simpaticissima, con un'energia fantastica. Con la sua struttura, nonostante, ma una ragazza bellissima tra le altre cose, nonostante. E quindi questo, vabbè, poi Ilian è fantastico, quindi no, no, la cosa che a me, ecco, fa impazzire proprio. E poi soprattutto anche la professionalità vostra, insomma, io ho visto Tunde che io non so come faccia, ma ha una forza straordinaria. L'ho anche ripresa, mi sembra che l'ho pubblicato quest'oggi su Facebook. Sì. Quindi complimenti anche a Tunde, davvero. No, a me, io credo, ho anche prenotato oggi, se non sbaglio, a Venezia. Ecco, ho risolto il problema della carta, diglielo all'Andrea, perché ieri ho avuto problemi con la carta. E quindi no, no, io suggerisco davvero a tutti, vabbè, il mio non era il primo evento, quindi
voto da 1 a 10, Bruno? Assolutamente 10 plus, 10 più, assolutamente. No, no, no. E non era previsto. Io adesso ho preso le prime tre persone a caso che ho visto. No, no, assolutamente. Io sono venuto da solo in macchina, quindi comodamente, tranquillo, senza treno, niente. Fantastico, è stata davvero una bellissima domenica, ecco, devo essere sincero. Allora vorrei farvi parlare tutti, ma purtroppo non riesco. Volevo sentire invece un paio di persone che da casa hanno vissuto l'evento. Se non so chi c'era da casa, dunque, se volete magari alzare la mano, qualcuno che vuole, solo persone chiaramente che danno il 10, perché se no non le facciamo parlare, sto scherzando, perché vorremmo sapere invece la vostra sensazione da casa. Madame Leblanc, vedo che hai alzato la mano, se puoi dirci come l'hai vissuto da casa. Sì, buonasera a tutti, io ero a casa, ma era felicissima, perché veramente l'energia arriva anche a casa. Io, per me, io era lì. Io ho disfrutato tutto, gli auguri della Tundel, tutte le tue intervenzioni, la della Francesca, la Gladys, che mi piace tantissimo, veramente è stato bellissimo. E con voto anche mia figlia, viene a ascoltare, perché così almeno si vede che si sente quella bella energia. Grazie, dunque è arrivato bene anche a casa, no? Siamo contenti? Sì, sì. Sì, ogni tanto dobbiamo cambiare l'audio all'italiano, all'audio originale, ma si ascoltava bene. Bene, benissimo, sono molto felice. Vedo anche Andrea Orso, che tu eri in Ungheria addirittura, dall'Ungheria. L'hai seguito in italiano o in ungherese? Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, io un po' in italiano, un po' in ungherese per ascoltare un po' tutte e due le lingue. Però l'energia anche fino all'Ungheria? Come? È arrivata l'energia anche fino in Ungheria? Sì, assolutamente. Ho seguito dalla mattina fino alla chiusura, quindi è una bellissima esperienza. Volevo essere lì, ma purtroppo non è stato così, ma si sentiva benissimo e è dato un'energia ugualmente come se fosse ero lì, quindi era molto bello. Complimenti comunque sia a Chiara che a Tunde, che hanno fatto anche Andrea, che è stato dietro le quinte, però è stata una bella esperienza anche sullo schermo, insomma. Sono contenti, grazie a te, sono contentissima. Un altro che da casa ha visto e è riuscito a seguire, insomma, nel modo giusto, oppure non giusto, cioè che vuole fare la testimonianza? Non vi vedo, alzate la mano se ci siete, perché la nostra interesse è Marzia, eccoti qui Marzia. Allora, ultima testimonianza velocemente che poi vi aggiorno su un paio di cose, se puoi aprire il microfono Marzia. Tu ci hai seguito, so che all'ultimo minuto non sei riuscita a venire, dunque hai dovuto rimanere a casa, so per te quanto è difficile stare davanti al computer, dunque mi interessa veramente tanto di più la tua testimonianza. Guarda, io mi sono collegata col computer al televisore e quindi ho assistito proprio dalla mattina alle 10:30 fino alla sera, però come ho scritto il tempo è volato, anche perché veramente si sono toccati dei punti veramente importantissimi. Per quanto mi riguarda mi hanno aperto una visione che già era bella aperta, ma ancora di più. E soprattutto il fatto anche che di Henry, che mi è piaciuto tantissimo, anche valorizzare il nostro tempo, quantificarlo anche economicamente per far capire quanto è importante il nostro lavoro. Quindi io faccio i complimenti e direi 19-20. Grazie Marta, allora, ci fermiamo qui perché sennò arriviamo troppo oltre. E soprattutto alle 9 abbiamo la presentazione con la nostra Tunde questa sera per voi, sempre su questa sala. E volevo dirvi invece una cosa molto importante: avete sentito che la Life Experience è uscita? Allora, come ho detto ieri, abbiamo tutti i leader italiani, quando ci hanno chiesto, avevano messo un albergo, l'NH
Palace a Mestre, e l'albergo, essendo a Mestre, era un pochino un disguido, perché comunque per arrivare a Venezia, per andare in centro a Mestre, per qualsiasi cosa era un po' problematica. Allora abbiamo chiesto che fosse spostata sull'isola e non sulla terraferma, e allora abbiamo contrattato e siamo rimasti d'accordo per fare 3 giorni invece che 4, perché chiaramente sapete che Venezia isola, soprattutto quel quartiere, è un pochino, diciamo, più caro, dunque non siamo riusciti, se no dovevamo aumentare il prezzo e non volevamo assolutamente. E dunque avremo la nostra Life Experience, che è uscita oggi, ci sono solo 50 camere. Dunque insisto molto con voi, se volete venire io vi consiglio di prenotare immediatamente, perché sarà sold out, io penso entro domani, perché domani alla CEO Call lo comunicheranno e ho paura che non ci saranno già più stanze. Considerate che già tutte le francesi, Gladys, Ilian, Mehdi hanno prenotato, e sono tanti. E dunque, se volete venire a Venezia, non aspettate, veramente andate sul vostro sito e prenotate la Life Experience. La domenica, come vi abbiamo detto ieri, avremo invece, dunque, usciamo da Venezia, andremo a fare un altro evento. Per chi non è potuto venire sul momento, avrà la possibilità di esserci a Venezia. E eccolo qui, complimenti Franco, sembra il top numero uno. E chi verrà all'evento invece lo faremo la domenica 3. Ieri abbiamo lanciato, e noi siamo stati a cena con Gaia, Gabriele, Lorenzo, Tunde e Ilian, Eric erano più impazienti di noi, perché vedevano che stavamo arrivando ai 100, al numero 100 entro le 9. Era stato promesso che i primi 100 sarebbero stati a 10 euro, e se lo raggiungevamo entro le 9 avremmo dato altri 100 biglietti a 10 euro. Ebbene, io ve lo metto qui, perché oltre che siamo arrivati a 105 alle 9 meno 4 minuti, se non sbaglio, ditemi se sbaglio, però quando abbiamo controllato, e dunque abbiamo riaperto la biglietteria per altri 100 biglietti a 10 euro. Questa è la biglietteria, ve la metto nella chat, in modo che se... chiaramente noi l'abbiamo lanciato ieri solo per le persone che erano in streaming e dal vivo, potete assolutamente allargarlo a tutti, perché questi sono rimasti circa, abbiamo superato i 160, dunque sono rimasti circa 40 biglietti a 10 euro, questo ve lo dico proprio perché sono rimasti pochi. Passati, arrivati i primi 200, lo porteremo a 15 euro. Non so se fino a mercoledì, e poi lo aumenteremo a 20, perché la sala chiaramente ha un massimo e non possiamo andare oltre. Dunque, se ancora non avete il biglietto, se qualcuno della vostra squadra non ha preso il biglietto per Venezia, fateglielo comprare entro stasera, perché sicuramente i 40 biglietti partiranno molto molto velocemente. Ci vediamo a Venezia per chi ci sarà, ci vediamo a Tenerife ovviamente tra 25 giorni con tutti, dunque 3 settimane poco più, e vi auguro una bellissima serata, vi ringrazio per essere stati con noi sia dal vivo che in streaming. Sono sicura che Venezia sarà ancora a un livello superiore, e la cosa più bella, e non l'ho neanche detto, è che Eric ha confermato che l'Italia sicuramente supererà la Francia, e di questo non ho nessun dubbio. Chiudo la registrazione.